Allora, sull'amicizia, Silvia Costa, europarlamentare, la nostra ospite di oggi, i bambini hanno idee molto chiare, dicono Straordinaria. addirittura che si deve saper litigare. Sì, infatti, trovo che le parole essenziali le hanno dette. Mi è piaciuta la frase, è la via giusta per essere una persona. Ecco, io penso che l'amicizia sia la condizione essenziale di crescita e di pienezza di una persona. Esprime la sua libertà, il suo bisogno di legame, la sua capacità di accoglienza, la richiesta di essere accolti. Ci sono tutte le parole, Un po' le hanno le hanno disseminate. disseminate, le hanno dette in modo assolutamente profondo. Mi è piaciuto anche il saper, come dicevi, litigare, saper litigare, che significa non l'esclusione del conflitto, ma un conflitto che ha un limite nell'affetto che resta e poi ci si conosce di più, hanno detto. Sì. Cioè io trovo che le parole dei bambini sono grandi Ci siamo parole e tutte. sono assolutamente profonde. Credo che ci sia anche un altro aspetto che non. L'amicizia è anche certamente una scelta anche di affinità, però capace di essere anche curiosa della diversità. Quindi c'è questo elemento, no? Continuamente di riconoscere nell'altro qualcosa che assolutamente ti affratella anche nella sua diversità. E penso che oggi fra i bambini questo sia molto Tu importante. entrando mi hai lanciato anche una parola Sì. sull'amicizia, mi hai detto anche coraggio, mi era piaciuta Sì, molto questa cosa. c'è una frase bellissima di Luther King che diceva: alla fine ci ricorderemo più che le parole degli amici, dei nemici, il silenzio degli amici. È molto importante questo perché ti dice come ci deve essere anche un'amicizia capace di coraggio, di non essere conformista, Prendere la di parola prendere quando la tutti parola tacciono. quando tutti. E quante volte è successo, io ricordo anche nella mia vita, anche nella vita scolastica, no? Un ragazzo, una ragazza, un bambino che prende che fa una scelta anche di coraggio o che dice qualcosa con forza, di cui è convinto, e gli altri che pur essendo amici magari hanno timore di Tacciono. E io esprimersi. penso che questa sia un'esperienza Questo con succede da cui grandi e da in piccoli effetti ci ed è un confrontiamo, sì. elemento su cui l'amicizia si può anche misurare. E poi Assolutamente. c'è il coraggio e c'è anche la lealtà, altra parola Altra grande parola. fondamentale. Adesso parleremo anche di questo. Però è vero, tutti quanti, ahimè, ci dobbiamo confrontare con questo silenzio, Col il coraggio, silenzio, quanto è sì, importante per noi assolutamente. amici. Tu dicevi la diversità. Allora, noi come amici scegliamo per quelle persone da cui ci sentiamo comprese, no? Quelle persone che ci amano pur conoscendoci, cioè ad esperto, no? dei nostri Certo. difetti. Però non necessariamente scegliamo quelli che sono uguali a noi. E sentite su questo che cosa hanno da dire loro. Io non penso che i nostri amici debbano essere per forza uguali a noi, perché comunque dobbiamo, cioè, se no è come un mondo tutto uguale, alla fine non è tanto bello, perché ognuno magari ha i suoi pensieri e è bello anche scambiarsi le idee. Tutte le persone hanno idee o cose diverse, però spesso capita, per esempio, che un tuo amico cioè, dice di avere i tuoi stessi gusti solo per farti amico. Il mio migliore amico è totalmente diverso da me, è quasi l'opposto, perché a me, io gli sono amico perché mi piace sperimentare qualcosa di diverso, non sempre lo stesso tipico amico uguale a me, ma qualcosa di diverso che ti fa emozionare una volta tanto. Se sei femmina è meglio avere amici maschi e se sei maschio è meglio avere amiche femmine. Perché, come dicevamo prima, siamo più diversi, abbiamo caratteri diversi. Io ho sia 11 amici maschi in classe che tutte le femmine. E adesso vi racconterò una cosa buffa su questa amicizia. Io quando ero all'asilo per farmi tutte le femmine amiche, mi guardavo in televisione insieme al mio migliore amico le Winx, proprio fra mie amiche e le femmine. Può anche essere che il tuo migliore amico, se sei una femmina, magari un maschio, e tipo le femmine magari ti stanno, a certe femmine, che ne so, della classe, ti stanno più antipatiche. Io quando ero piccina pensavo che le femmine dovevano stare solo con le femmine perché erano intelligenti più dei maschi. L'amicizia è quando due amici magari si vogliono si bene, però si aiutano in un altro modo, perché quando l'amore è un tipo di sentimento più profondo. Come fa
l'amicizia a sopravvivere alla politica, agli schieramenti che si compongono, che si ricompongono, certo, alle tante differenze. Diciamo che intanto la vita politica mi ha anche fatto conoscere alcune cose che nell'amicizia, diciamo, fra pari c'era poco, per esempio l'amicizia con persone che avevano una storia molto diversa dalla mia e anche magari con generazioni diverse, oppure l'amicizia anche con persone di classi sociali totalmente diverse dalla mia. Talvolta fra ragazze ci si tiene un po' in un ambito più ristretto. Io ho imparato a diventare amica di persone che avevano valori che condividevo anche se non c'erano delle affinità, e questo è stato una grande scuola, secondo me, di democrazia. Naturalmente, anche per tutte le vicende che abbiamo avuto sotto noi cristiani impegnati in politica in questi ultimi anni, io ho avuto anche scelte che dolorosamente mi hanno separato da amici politici, e credo che però l'importanza lì sia intanto la distinzione fra diciamo, diversa scelta o addirittura avversario politico che non è mai un nemico. Ecco, il tema dell'avversario può mantenere al limite, all'interno, una dimensione di amicizia e di, diciamo, anche una certa condivisione, però non arriva a essere un nemico o qualcuno da abbattere. Questa, secondo me, è la cosa che più mi è spiacevole oggi, che meno accetto in politica. E dall'altra c'è la questione del rispetto. Ecco, io rispetto molto le persone che per una evoluzione che io posso non condividere, ma che mi viene chiarita, hanno fatto delle scelte. Se l'hanno fatta in modo invece strumentale, banale o per un fine diverso, di interesse bieco, che non ha nulla a che vedere col bene comune, allora lì l'amicizia si può inclinare. Può esistere l'amicizia tra generazioni diverse, magari tra un anziano che si trova un po' verso la conclusione del suo cammino e un bambino che quel cammino lo ha appena cominciato, o addirittura tra figli e genitori. Vediamo. L'amicizia non ha età, infatti uno può confidarsi, può fare amicizia con qualunque persona e trovare quella parte nascosta nel profondo del suo cuore, della sua persona. Io con le mie due nonne, con una mi diverto, rido al telefono a casa sua, guardiamo la televisione insieme, e invece con quella che sta qua a Roma praticamente ci giochiamo insieme. Per me la sua stanza è come l'area dei giochi e lei è il clown che sta in mezzo. Si può essere amici di una persona anziana anche perché ti può insegnare cose nuove che te ancora perché è più ha vissuto di più e quindi conosce meglio la vita. Da noi nel palazzo dove abito io c'è una signora molto simpatica, anziana, dove io ci vado d'accordo e delle volte ci gioco, ci parlo, e quando ci parlo ci parliamo molto molto a lungo, ci andiamo molto d'accordo. Certe volte se tu hai un nonno, per dire, che hai visto poche volte, magari ci metti un po' più tempo a, perché magari non sai più che dirgli, così. Siccome lei ha vissuto di più, ti può raccontare esperienze e può dedicare più tempo a te perché lei magari non lavora, perché sta a casa, e quindi ti può aiutare a risolvere dei problemi quotidiani e magari anche a fare i compiti, a stare con te. Tu puoi anche essere amico di un genitore, però è una cosa diversa dall'amicizia con un tuo amico, perché è un genitore e tu la consideri una persona molto superiore a te, cioè, con cui non puoi molto scherzare. Un genitore può anche essere un amico, certo con un ruolo diverso da un amico della tua stessa età, però è comunque un amico, che comunque i genitori ti vedono quando hai dei problemi e ti ascoltano. I nostri genitori sono nostri amici. E invece certe volte no, perché tu hai dei segreti che può darsi non vuoi dire a nessuno, invece un genitore non è come un bambino che ti lascia perdere, ma i genitori sono cocciuti e allora ti chiedono fino alla fine di dirti quel segreto. Non male. Non male. Allora, Silvia Costa, la nostra ospite europarlamentare, viene da una famiglia molto unita, molto affiatata e solida. Hai mai desiderato, semplicemente ritenuto opportuno, che i tuoi genitori fossero tuoi amici? Ma io penso che sia giusto che fra figli e genitori, io ho avuto anche questa esperienza, ci sia molta complicità, molta confidenza e anche una, per esempio, condivisione di gusti, di interessi con mio padre, c'era la letteratura, il cinema, il teatro.
L'amicizia è una cosa diversa, nel senso che io ritengo che il genitore deve riuscire a capire, a distinguere quello, rimanere un ruolo, diciamo, di autorevolezza e di capacità anche di dare un indirizzo ai figli, di mantenere anche, di rispettare anche quel tanto di autonomia, diceva quel bambino, sì, ci sono dei segreti, fine. Un'autonomia che in un'amicizia fra coetanei è giusto che ci sia anche più confidenza, eccetera, ma non creare in questo una forma di dipendenza psicologica e di confusione del ruolo. I bambini hanno bisogno di avere chiarezza, certezza, che cos'è un genitore e che cos'è un amico. Allora, adesso una questione un po' spinosa, anche dolorosa. Che cosa possiamo e fino a che punto possiamo perdonare a un amico? Secondo me un amico si può perdonare molto spesso, ma solo per le cose molto gravi non si deve perdonare. Io ho un carattere, diciamo, che perdona, però quando io proprio mi dici no, è finita, quando il tuo amico fa uno sbaglio talmente grande e ti offende talmente tanto che ti mette addirittura imbarazzo con i tuoi genitori. Quando uno ti tradisce, dice il tuo segreto a un altro, te ti fidi veramente di lui, proprio ti arrabbi talmente tanto che non vuoi più essere amico suo. Gli amici si possono perdonare per degli sbagli che hanno fatto o qualcosa che non hanno fatto apposta, però non si possono perdonare per cose che lo fanno apposta a ferirti o a darti risposte false a ferirti. Cioè, se tu sei un vero amico, la maggior parte delle cose le puoi perdonare all'altro. Cioè, lo puoi sempre perdonare se hai voglia di continuare la vostra amicizia. Quando un amico non viene perdonato è perché ha fatto qualcosa ripetutamente, magari. Dice, non so, non è sincero con l'amico per sempre. Cioè, non è mai sincero, non ha fiducia, insomma. Si può perdonare sempre, però a tutto c'è un limite. Alla prima volta vabbè, alla seconda vabbè, alla terza vabbè, alla quarta mi arrabbio, alla quinta lo caccio via. Tu sei una politica di lungo corso, hai una carriera di successo. Il successo isola, insomma, come me la mettiamo con l'amicizia? Beh, è verissimo che la catena di tornasole talora è questa, più nei momenti positivi in cui tu vuoi condividere anche una tua soddisfazione. Poi in politica, per fortuna, le soddisfazioni non sono mai così personali, sono sempre un po' condivise, perché c'è sempre dietro una squadra, hai lavorato con altri. Quindi in questo forse non è il successo isolato e personale individuale. Però certamente questo è vero. Il perdono, mi interessava quello che dicevano i bambini sulla capacità di perdonare. Io penso che certamente la capacità di perdono ci deve essere sempre, e soprattutto se tu sei amico. Però l'amicizia ha delle sue regole, e penso che la cosa che forse io ho più difficoltà a superare, non a perdonare, ma insomma non si rimane più amici come prima, probabilmente è la mancanza di lealtà, la mancanza di condivisione delle cose in cui tu pensi che, insomma, stai facendo qualcosa in cui pensi che l'altro deve capire, e probabilmente anche quello che viene chiamato un po' dai bambini il tradimento anche dell'amicizia stessa. Quindi penso che, insomma, delle regole l'amicizia ce l'ha per continuare a essere chiamata così. Naturalmente il perdono è un fatto soggettivo, io tendo che tendenzialmente a dimenticare, a superare, però certamente l'amicizia potrà non essere più come quella di prima, questo mi sembra normale. Benissimo, io ringrazio Silvia Costa di essere state con noi, le parole dei grandi. Allora, in amicizia, in fondo ce lo dicono anche loro, se cerchiamo amici perfetti forse resteremo delusi, ma attenzione, perché ci sono delle regole importanti, si fondano su lealtà e rispetto. Grazie. Grazie.